prego. La prima è la sua, dai. Penso che la risposta, ahimè, sarà abbastanza corposa la situazione degli indisponibili per questa partita. Allora, diciamo che abbiamo detto delle cose la settimana scorsa che puntualmente sono state smentite, perché da un problema di abbondanza siamo passati a qualche problemino invece di restrizione. Detto questo, sicuramente non ci saranno, non sono convocati Belmonte e Falco. Sì. Quindi e Cerri, Del Prete e Terrani verrà presa una decisione domani. Ok? Quindi ci riserviamo ancora 24 ore. Perché bisogna ragionare chiaramente un po' sul sul medio-lungo periodo, che sono 3 giorni successivi, cioè abbiamo un'altra partita, quindi bisogna ragionarla bene. Però detto questo, voi partite chiaramente dagli indisponibili perché vi interessa. Io sono convinto naturalmente che chi è che invece sta bene è in una condizione che ci possa permettere di affrontare il Parma nel migliore dei modi, quindi sono molto tranquillo da questo punto di vista. Non il fatto di avere la disponibilità di uomini, di giocatori su tutti i reparti, con ruoli abbastanza coperti, ecco, ci serve proprio per questo motivo qua. Adesso ci sono accavallate un po' di situazioni che non erano previste, però il calcio è questo, purtroppo, non si possono, sono cose che non si possono prevedere. Allora, sì, no, Falco è lo stesso motivo della settimana scorsa, ha fatto 20 minuti con il Pescara, 25 adesso non ricordo bene, e purtroppo dopo pochi attimi che era entrato in campo ha sentito dei problemi dietro un flessore, ok? E la stessa cosa si è ripetuta a Cittadella dall'altra parte, quindi bisogna farla tara un po' con il periodo che ha fatto, nel senso che non si è allenato come doveva essere allenato quando probabilmente si è presentato qua, e quindi si è trascinato dietro queste piccole problematiche che da un riscontro ecografico ci dicono che è un giocatore altamente a rischio di infortunio, quindi con lo staff medico abbiamo deciso di fare in questa maniera. Quindi diciamo è una cosa precauzionale. Sì, non ha una lesione, però si vedono, cioè ha delle punte, c'è un paio di situazioni che deve risolvere prima di poter essere al massimo. Praticamente la gara di domani sarà uguale, diversa dalle altre, come credi che si disponga? Secondo me sarà un po' diversa, perché Parma è una squadra che secondo me guarda anche tanto l'avversario, quindi è una squadra che ti fa giocare male. Se andiamo a vedere le 3 partite che hanno fatto loro, hanno veramente concesso pochissimo, hanno subito un solo gol su calcio piazzato con il Brescia e tengono bene il campo. Poi chiaramente hanno anche giocatori che fanno la differenza individualmente. Pensiamo che stanno recuperando giocatori importanti come Siligardi, Ceravolo, Scozzarella a mezzo al campo, quindi credo che domani siano tutti quanti disponibili. Noi siamo pronti per affrontare tutti, i nostri giocatori devono sapere le caratteristiche chiaramente di chi si trovano davanti, però detto questo, prima, quella che mi interessa più è la consapevolezza di quanto possiamo far bene noi, che è quello che mi interessa, al di là di chi c'è e chi non c'è. Secondo me quelli che stanno bene fisicamente, domani saranno disponibili, in ogni caso hanno la possibilità di fare una partita, secondo me, importante. Qualcuno ha parlato di Perugia un po' stanco nella seconda parte della gara di Cittadella. Tu sei di questo avviso o pensi che siano state invece circostanze di altro genere a dar spazio alla degli avversari? No, confermo un po' quello che ho detto sul post partita, non avendo rivisto la partita. Adesso che l'ho rivista, l'impressione è ancora più quella, nel senso che
dobbiamo dare i meriti a un avversario che chiaramente quando era sotto ha provato ad alzare il livello tecnico sicuramente, mettendo uomini che potevano metterci ancora di più in difficoltà, come probabilmente è stato. E il fatto di avere avuto tre riferimenti offensivi che si sono sacrificati correndo anche tanto per 55-60 minuti, e chiaramente quando non siamo riusciti a sviluppare gioco o a tenere alto il baricentro come avevamo fatto, come ho detto, per 60 minuti, si sono creati dei problemi. Quindi non è una questione, secondo me, di condizione. Dopo chiaramente, ecco, abbiamo corso anche a vuoto tanto, e c'erano giocatori, almeno un paio di sostituzioni che l'avevo già preventivate, perché Anna lo sapevo che non poteva reggere 90 minuti in quella posizione. C'era Pajak che era la sua prima partita dopo più di un anno che non giocava 90 minuti, quindi c'era da fare un po' i conti anche con queste situazioni. Detto questo, il punto di Cittadella ce lo prendiamo come un punto assolutamente positivo. Poi andiamo a me interessa, come dire, che la squadra abbia provato a continuare a fare quello che ha fatto le prime giornate, e secondo me questo è stato fatto. Il primo tempo molto bene, poi ci sono state un paio di palle che poi da partita non ce l'avevo focalizzate bene perché ero lontano, ma il controllo di Cerri che è stato fatto male davanti al portiere, quella è un'occasione grandissima, se lui la controlla bene solo davanti al portiere. Di Carmine, quando poteva calciare, ha passato palla ad Anna laterale ed eravamo ancora sul 1-0 e non eravamo ancora nel periodo in cui Cittadella ci stava premendo. Quindi in ogni caso, poi è vero, hanno pareggiato, hanno avuto una grandissima occasione anche loro, ce l'abbiamo avuta noi, quindi una partita aperta, ma il Cittadella, perché è così, gioca in quella maniera, una squadra che mi piace per questo motivo, l'allenatore ha costruito un impianto di gioco secondo me valido e sono convinto che su quel campo andranno in difficoltà diverse squadre. Sì, allora, non ho avuto la possibilità di fare la domanda la scorsa settimana. Proprio tornando al discorso del Cittadella, con questo tipo di modulo si ha la sensazione come certe volte gli esterni delle squadre avversarie, quando manca la copertura delle due mezzali nostre, diciamo, riescono ad andare spesso in uno contro uno. Nel secondo tempo con Cittadella ho avuto questa sensazione, già la domanda l'ho fatta a Ciampelli in un'altra occasione. Non so se è per caratteristiche, perché naturalmente dopo è la mezzala che deve un po' abbassarsi per dare una mano all'esterno difensivo solitamente. Non so se questo è per un fatto di caratteristiche oppure proprio perché sono bravi gli avversari. No, un po' tutto. No, nel senso che ci sta che in una partita a squadra avversaria riesca a creare delle situazioni di uno contro uno sugli esterni, ma noi ci alleniamo anche per quello, quindi chi è che è preposto a presidiare quella zona lì deve essere in grado di assorbirlo come se fosse, insomma, una cosa normale. E, anzi, devo dire che da quella parte lì, se avevamo alcuni dubbi di, come dire, di tenuta da questo punto di vista su Paia, che ha dato una risposta credo anche importante. Anzi, paradossalmente il fatto di aver prestato tanta attenzione sulla fase difensiva gli ha fatto perdere le sue caratteristiche, che si è proposto molto meno di quello che ha fatto Zanon dall'altra parte. Quindi quando si sbloccherà mentalmente sarà molto più sicuro nella fase difensiva, credo che sarà un valore aggiunto per quell'offensiva, perché ha un piede importante che ci può fare la differenza. Non mi parlo delle mezzali. Sì. Le mezzali, quando chiaramente succede delle volte, il Cittadella lo ha fatto, soprattutto quel periodo della partita che dicevamo, che ci ha spostato palla da una parte all'altra. Col modo nostro di giocare è un po' quello che ci potrebbe creare dei problemi se non sei bravo a recuperare posizioni immediatamente. Quindi Martinelli, da questo punto di vista, può essere importante in una situazione del genere? Sì, ma in mezzo al campo forse è l'unico reparto che abbiamo tenuto botta e non ho perso giocatori. Credo che ci sarà la possibilità di giocare per tutti queste tre partite. Quindi. Era proprio la domanda che volevo fare, proprio in tutto di quello che ha detto. Ha già immaginato una rotazione sulle tre partite e nel caso in quale delle tre pensa di fare maggiori variazioni a quella che fino a questo momento è stata la formazione base? Ma di solito uno si fa un'idea, insomma, delle tre partite, sceglie chiaramente già il minutaggio in maniera preventiva da dare ai propri giocatori. Io lo posso fare in questo caso nell'unico reparto dove ho abbondanza, che è il centrocampo, un po' meno dalle altre parti, quindi in difesa e davanti navighiamo un po' a vista anche in base alle disponibilità nelle varie partite. Mentre per il centrocampo, insomma, ho cinque elementi che possono ruotare benissimo, quindi anche in base alla disponibilità dei tre, diciamo, che sono
a rischio domani, e sceglieremo poi chi far giocare in mezzo al campo. Quindi, però insomma, la qualità che hanno mostrato tutti quanti ci lascia, cioè, almeno a me lascia tranquillo per qualsiasi soluzione. Ciao Federico, buongiorno. Marco, buongiorno. Ciao. Senti, in questi 2-3 anni di 4-3-3 abbiamo visto una squadra, come dici tu, quando tiene in mano il pallone del gioco riesce a fare la partita e non subisce. Quando cala un pochino dal punto di vista fisico, in modulo anche molto dispendioso, le altre squadre, soprattutto sugli esterni, riescono sempre a farti male. L'anno scorso a Cittadella mi ricordo che accadde un po' lo stesso, cioè praticamente sulle fasce Cittadella negli ultimi 20 minuti ci aveva messo sotto e poi ci arrancava un po'. Visto che tu hai parlato sempre di una squadra che deve avere un impianto di gioco ben delineato, ma si deve anche adattare a certe situazioni, no? Pensi che in futuro si può proporre un qualcosa di diverso, il tipo di un 4-4-2 che magari qui nessuno ha fatto, proprio per far fronte a certe difficoltà, e se hai gli uomini giusti per farlo, questo modulo nel caso, qualora? Ma sicuramente si può aggiustare, si può cambiare anche modulo. Tra l'altro, se vi andate a rivedere gli ultimi 7-8 minuti, ho chiesto a Mustacchio, che era in campo, di giocare a destra. Quindi ci sono degli aggiustamenti, poi i numeri, come dire, sono importanti fino a un certo punto. In quel momento mi serviva un giocatore che potesse dare una mano, soprattutto quando c'era da accorciare a Zanon, che chiaramente aveva fatto una partita dispendiosa, e in quel momento a Brighi, che erano i due che giocavano da quella parte. Quindi in corso d'opera sicuramente sì, però sto insistendo in un modo di giocare, perché chiaramente è talmente poco che lo stiamo utilizzando, e quindi durante la settimana la gran parte del tempo lo utilizziamo per, come dire, per affinare certe cose in quel senso. Ho la fortuna di avere, come ho detto, tanti giocatori e che hanno anche caratteristiche per poter ricoprire più zone del campo e in più moduli, quindi come hai detto te, non vorrei passare per integralista perché non lo sono. Grazie. A proposito di Mustacchio, tanto per non fare nomi, visto le previsioni atmosferiche che parlano di pioggia pesante e di campo allentato, l'idea di partire con un trequartista più muscolare che tecnico è così tanto campata in aria? No, assolutamente no, anche perché Mattia adesso sta bene, quindi ha recuperato dal periodo di inattività che l'ha tenuto fuori, e se devo essere onesto sono anche molto contento che è rimasto con noi alla chiusura del mercato, quindi l'ho detto subito anche al direttore, perché era uno di quelli che si vociferava potesse avere più mercato rispetto agli altri, quindi avere la possibilità anche di andare in un altro posto a giocare probabilmente con più continuità. Invece è rimasto un giocatore, secondo me, importante, che può essere utilissimo, e credo lo sia sicuramente nell'arco di queste 3 partite, è sicuro. Domani vediamo, in base anche alle scelte di chi sarà disponibile o meno. Dunque, Perugia insieme al Pescara, la squadra che ha segnato maggior gol, 10 reti. Domani invece arriva il Parma, che per contro, come si diceva prima, ne ha subiti uno soltanto, insieme al Venezia, il secondo soltanto alla capolista Carpi, che non ne ha preso ancora neanche uno. Le volevo chiedere per domani, quindi, ma anche per il proseguo del campionato, così per come si sta delineando quello di quest'anno, quale potrebbe essere più performante? No, io non lo so, questo non posso saperlo. Quello che so, magari domani, la lettura della partita che posso dare è che sarà una partita molto più bloccata delle altre 3 che abbiamo fatto, ma per caratteristiche dell'avversario, cioè Cittadella è una squadra che in ogni caso gioca e lascia giocare, il Pescara l'avete visto, esaspera proprio questo concetto, e poi vabbè, la prima partita chiaramente è stata fatta più o meno nella stessa maniera, perché anche l'Entella non ha esasperato il concetto di, come dire, di giocare nella prima metà campo, quindi di cercare di chiuderti gli spazi. Domani invece è una squadra che secondo me viene allenata bene proprio sotto questo punto di vista. Ma era così anche l'anno scorso in Lega Pro, quando dovevano vincere il campionato. Quindi una squadra che era disposta in campo cercando di concedere veramente poco, poi
costruito una squadra aggiungendo qualità a un gruppo che già era validissimo la passata stagione, quindi da questo punto di vista Parma può essere sicuramente inserito nella squadra, cioè, come squadra da primissime posizioni, quindi noi abbiamo però credo le possibilità per giocarcela come abbiamo fatto le altre partite, anzi sono sicuro che troveremo le chiavi per metterli in difficoltà. Ecco, quindi riguardo a questo, diciamo ti chiedo un po' di cose insieme. Una, se quindi Perugia secondo te è più forte del Parma? Due, no, questa... la domanda questa la... Due, no, il valore di questa partita per la squadra, quindi per insomma, arrivati a questo punto, anche se è presto, però già qualcosa si capirà, e quindi il valore per la squadra è se, diciamo, preferisci la prestazione al risultato o viceversa. E un'altra cosa sul piano invece tuo personale, visto che comunque Parma per te è stata insomma, una tappa importante, credo, da capire se c'è qualcosa di speciale. Allora, la ritengo una partita assolutamente come le altre, che vale tre punti e vale, come dire, la possibilità di dare continuità alla prestazione e risultato che abbiamo fatto nelle prime giornate. Quindi l'importante è questo. Non plus ultra sarebbe chiaramente giocare una bella partita e portare a casa i tre punti, però la base e la ricerca deve essere questa, di continuare a riproporre in campo le cose che proviamo ormai da diverso tempo. Quindi, poi chiaramente bisogna metterci sempre l'avversario, e come ho detto prima, l'avversario sarà piuttosto, come dire, un buon banco di prova dal punto di vista proprio del fatto di trovarsi davanti un avversario organizzato e che fa le due fasi in maniera ottima. C'è un allenatore che conosce tra l'altro bene questa categoria, ha la possibilità di continuare a lavorare in un gruppo che ormai suo da per la seconda stagione, quindi le squadre che danno continuità al progetto tecnico col proprio allenatore secondo me hanno soprattutto all'inizio qualcosa in più rispetto alle altre, però detto questo sono tranquillo, perché abbiamo, per quanto mi hanno fatto vedere i ragazzi in queste settimane, abbiamo la possibilità di mettere in difficoltà chiunque. E per quanto mi riguarda Parma, diciamo che era la prima volta che uscivo di casa, quindi dopo 6 anni a Perugia ho fatto questo trasferimento, le cose sono andate bene la prima parte, poi ho avuto qualche problema, un problema fisico, mi ha tenuto fuori diverso tempo. E l'anno di Ancelotti, che era quell'anno lì, è stato per la squadra probabilmente non positivo, perché veniva il Parma da un secondo posto dell'anno precedente, quindi arrivavamo, non mi ricordo se quarti, quinti o insomma, sesti, ecco, insomma la posizione era quella, quando ancora c'erano solo due posti per la Champions. Però chiaramente è un posto dove si può lavorare bene, c'è grande entusiasmo, lo dimostrano gli abbonati che hanno, quindi insomma, domani oltre che due squadre di Serie B si incontrano due squadre con un discreto blasone alle spalle, quindi per tenere alto insomma, avere questo blasone domani ci vuole una prestazione di carattere da parte di tutte e due le squadre. Senti, nota a margine. 20 anni dopo, domani tu torni al Curi da Grifone in campionato. Sì, io anche se sono stato in esilio l'ultima partita, però insomma la considero come già. Ormai ci abbiamo fatto anche due partite fra amichevoli e Coppa Italia, quindi non è proprio così. Però spero che, come ho detto, al di là della mia presenza che conta zero, perché poi i ragazzi hanno dimostrato di saper fare bene anche da soli, e sarà importante, come ho detto, dare un altro segnale a noi stessi di continuità. Questo campionato è talmente lungo che a volte anche... No, a volte la continuità è credo l'aspetto più importante per, come dire, per darsi obiettivi importanti. Ecco. A proposito di cuore, Cerri, il cuore di Cerri la vorrebbe giocare a tutti i costi questa partita, ma il cuore non guarisce le caviglie, quindi il dottor Giunti, se la caviglia non è a posto, il cuore si disinteressa stavolta? Il cuore è una parte importante per riuscire a giocare come uno vuole,
però bisogna ragionare anche di testa, che è quella ancora altrettanto importante, e quindi domani decideremo non in base al fatto che Cerri è un ex e voglia dimostrare a Parma e di essere un bel giocatore e di provare a diventare completo in ogni senso, ma l'importante è che non ci complichiamo la vita. Quindi lui questo lo sa ed è per questo che abbiamo rimandato qualsiasi decisione all'ultimo momento senza forzare più di tanto. L'ultima cosa la voglio chiedere su Dezzi, perché forse manca un po' nella rosa del Bruno, un giocatore con le caratteristiche, insomma, di grande tecnica, grande dinamicità. Mi sembra di aver capito che per filosofia le due squadre hanno un approccio diverso, un po' forse più conservativo, più solito il Parma, invece un po' un gioco un po' più propositivo il Perugia, però non tiene particolarmente la grande qualità che si è vista anche l'anno scorso da queste parti, di un giocatore che magari quando la partita è molto in bilico con una giocata potrebbe sbloccarla. Non tanto sul fatto di essere, di aver definito il Parma conservativo, no, dico che hanno un'organizzazione difensiva che è molto buona, quindi, ma questo non vuol dire essere conservativi, quindi dopo bisogna poi metterci un'altra fase, che è quella di andare a far male agli avversari, che sono bravi anche in quello. L'anno scorso l'ho visto giocare tante partite, Jacopo, probabilmente ha una caratteristica che sto provando a, sulla quale sto provando a insistere con i miei centrocampisti, perché è un giocatore veramente che ha tanta presenza in area avversaria. Quindi domani dovremmo avere un occhio di riguardo anche in questo senso. Poi in mezzo al campo chiaramente ha qualità tecniche, ma che riscontro anch'io in alcuni miei giocatori, quindi non ho, da quel punto di vista non abbiamo perso. E Jacopo è tanto intelligente quando la palla è sugli esterni e si va ad inserire in area di rigore, perché spesso ha veramente un fiuto importante, cioè la palla casca dove si trova lui, quindi dovremmo stare molto attenti.